Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio su FIFA 23 nella nostra carriera al giocatore con il nostro eco nazionale. Ci eravamo lasciati boys alla fine di febbraio, abbiamo fatto un sacco di partite nello scorso episodio, ovviamente se ve lo siete persi ve lo lascio in alto a destra nelle schede e fortunatamente abbiamo avuto una prestazione abbastanza buona in tutte le partite. Se mi vedete praticamente signori con gli stessi capelli, la stessa luce e soprattutto la stessa tuta è perché sto registrando subito dopo il nuovo episodio. Se non mi sbaglio questo dovrebbe essere il numero 9. Ragazzi, abbiamo tante cose da fare quest'oggi perché siamo giunti alla fine di febbraio. Intanto ci abbiamo un'attività da svolgere. Gol partita segnato. Ragazzi, qua mi vado a prendere, scusate, il punto individualista perché è d'obbligo praticamente. Cioè il gol l'ho fatto io ed è giusto che mi piglio io i meriti. Il gol partita è giustissimo. Abbiamo 3 punti crescita. Vediamo un attimino dove smistarli. Io me lo piazzerei, ragazzi, uno sul fisico e a sto giro 2 sui tiri. Vediamo un po'. Allora, fisico ce ne spariamo. Ah no, questo a costo 2, ragazzi. Questo a costo 2, quindi mi posso sparare uno sulla resistenza e lo vado a fare. Poi andiamo nella sezione dei tiri, boys, e direi finalizzazione tiri al volo oppure tiri dalla distanza e potenza tiro. Tiri dalla distanza e potenza tiro, boys. Ce l'andiamo un attimino a segnare tutti e due i punti d'acqua perché queste abilità ci servono come il pane, visto che siamo attaccanti puri. Intanto, già che ci siamo portati sul fisico, è buonissimo. Credo che abbiamo una sessione d'allenamento da fare rapidissima, così rimaniamo belli freschi, belli leggeri e avanziamo nel prossimo match contro il Perugia. Io quasi quasi questa me la andrei a simulare, ragazzi, veloce, e vediamo un po' quello che succede. 3-0 Bari, signori. 3-0 Bari, segna Khedira, botta, Eco non fa praticamente nulla. Ah no, scusate, Eco ha segnato al 15esimo, botta al 41esimo, Khedira all'80esimo. E mi sa che si è arrabbiato perché non abbiamo fatto praticamente nessun obiettivo, proprio perché non abbiamo giocato, però ci siamo portati un pelino avanti. Già che abbiamo vinto, regà, già va benissimo. Se il giocatore del mise, diciamo a sto giro che è merito della squadra, boys, ogni tanto simulare ci sta perché tanto a punti stiamo messi molto molto bene. Perfetto, sessione fatta, abbiamo quasi ripristinato tutto l'allenatore, continuiamo l'avanzata. Signori, questa me la devo giocare. Qua è di nuovo il ritorno Gigi Buffon contro Mister Eco, ragazzi. La prima contro il Parma l'abbiamo persa malissimo ai tempi, ragazzi. Quest'oggi Buffon si trova un Eco più cresciuto, più con esperienza e soprattutto molto molto più aggressivo, quindi questa volta lo dobbiamo battere a Gigi. Obiettivi, ragazzi, valutazione 8,5, non perdere, vincio, pareggia e dobbiamo ottenere una percentuale del 50% sui dribbling, quindi va bene. L'allenatore contro il Parma non vuole proprio assolutamente perdere, ci sta, la pensa esattamente come me. Allora, bravo a Khedira che vede subito il mister. Mister si allarga un pochettino e sa chi c'è in porta, ragazzi. Vorrebbe un tiro sul sicuro, ma il Parma è bravo nella sezione difensiva. Infatti il mister perde malamente palla. Mannaggia a me, mannaggia che non passo mai sto pallone quando lo devo passare. Arbitro. Dai raga, però quello era fallo. Cioè, mi volete dire che ha pigliato la palla? Ma quasi ammazzato, raga, ma quasi ammazzato. Arbitro Parmise Balordo. Eccoli, vai Gigi, 1-0 per il Parma, benissimo proprio. C'è, ma dai, Maiala l'ha segnato, raga, Maiala ha segnato. Dammi qua, bravo. Eco contro Buffon, è impossibile ragazzi, è uscito in maniera perfetta il Balordo, raga. Bravo. Baci, mamma mia, raga, bravi, applauso per Flautinho, Flescinho, Fredinho, come caspita lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo, applauso. Floruncio, Floricinci, mamma mia che stecca, raga, che gli ha tirato. E che devi pigliare la Buffon? Meno male 1-1, la prima volta ci ha salvato Antenucci, stavolta è stato Flescinho che con un tiro da fuori non gli ha fatto capire niente. Non ci credo, raga. Non ci credo, raga. Non sto credendo a quello che sta succedendo. Boys. Non ci sto credendo. Cioè, Buffon le sta pigliando tutte da fuori.
Cioè io non me l'aspettavo, raga. Difatti non stavo manco a parlare. Ho detto mo me la passerà. Ha tirato una stecca, raga, da 24 metri. Assurda. Calcio d'angolo al 45esimo per il Parma, signori. Se sto gioco è scriptato, adesso gli fa fare gol senza problemi. Meno male, meno male. Ok, abbiamo terminato il primo tempo, ragazzi, con un 6 in pagella. Cioè, non me l'aspettavo proprio. Bravo, che dire che me l'ha spostato, bravo. Siamo io e te, Gigi. Non ci credo, raga. Ci ha messo il piedino il balordo. Ci ha messo il piedino il balordo, raga. No. Bravo. Bravo, Ico, provala da fuori. Cioè, raga, io tiro da fuori, la para. Lo stronzo. Ce l'ha con me. Ce l'ha con me, ragazzi. Bravo. Bravo, Ico. Provala. Non ci credo, raga. E manco sul primo palo sotto al 7. L'ha pigliata pure questa. È incredibile. Attenzione il Parma. Mamma mia, raga, aveva tirato pure la botta. Quella time to finish verde. 6.7. Non siamo serviti assolutamente a nulla. Meno male che c'è stato, che dire, quell'altro da fuori che l'hanno bugato. Io ci ho provato, raga, ma Buffon ce l'ha con me. Abbiamo avanzato, signori, fino al 18 di marzo. Non è successo nulla di particolarmente particolare, a parte il fatto che abbiamo una decisione, cioè chiede un aumento di ingaggio, però dovremmo essere un 79 di totale per avere 4100 di stipendio. Purtroppo siamo ancora 77, quindi andiamoci a giocare questa partita contro il Modena, ragazzi. Altra partita bella, interessante. Ovviamente andiamo a controllare il nostro mister sensazionale. Speriamo che in questo game di riuscire a essere un po' più presenti. Gli obiettivi, signori, sono 8 e mezzo, completa 10 passaggi e segui 2 tiri in porta. Lui e sti passaggi si è fissato, ragazzi, si è fissato oramai. Modena subito in attacco, ragazzi. Una serie di passaggi bellissima. Fanno un tiro, mio Dio. Mio Dio, regala, ha tirata pianissimo, ma ha pigliato il palo sulla deviazione del nostro frattallone. Fortunatamente non è andata dentro. Intanto qua Ico parte a razzo. Mamma mia, regà. Mamma mia, regà, il mister. Boom! Esterno sotto al 7, ragazzi. Raga, purtroppo questo quando c'ha Buffon davanti diventa un piripillo, ragazzi. È la mancata esperienza, signori. Però contro il resto, cioè, fa tutto lui. Attenzione al Modena con Dio e Poli. Prova il tiro. Meno male sul primo palo. Frattalli sul primo non si fa mai fregare. Meno male. Calcio d'angolo però per loro. Vediamo un po' se il game è scritto oppure no, ma sicuramente sì. Sicuramente sì. C'hanno ancora palla loro. Noi intanto aspettiamo al posto nostro. Vediamo un po' che succede. Altro palo, gli rimbalza in testa. Gol di Tremolada, raga. Gol di Tremolada. Io oramai ci parlo perché lo so, raga, perché lo so. Vai, botta che mi hai visto, bravissimo. Con botta non bisogna manco parlare, raga. Con botta non bisogna manco parlare. Vai, che tira, vai. Vai. Facciamoci questo assist, ragazzi. La buttiamo dentro sicura. Facciamo fare anche un gol in più a che tira, raga. Comunque ci sta. Dammi qua, Pucci. Bravo. Bravo, che ti sei girato benissimo. Provala sul primo. Buona. Vai, che tira, t'ho visto. Sei un deficiente, che tira. Io te lo dico sempre che sei un deficiente. Rimarrà un deficiente. Bravo, bravo. Vai, Eco. Troppo sotto al portiere. Oddio, errore in fase difensiva. Errore in fase difensiva loro. Vai, Eco, vai, Eco. Non c'è nessuno libero. Porco, due vacci, prendi almeno l'angolo. Buona. Vacci, Eco. Mamma mia, raga. Bravo Antenucci. Bravo Antenucci. Bravo Antenucci. Bravissimo, bravissimo. Palo, incrocio di Antenucci. Dammi qua. Bravo. Dammi qua. Ah, peccato, ha fischiato l'arbitro, se no sarebbe arrivato molto probabilmente il 3-1 da parte nostra. Mio Dio Antenucci, che Lupin della situazione, grandissimo. Prestazione un po' opaca la nostra nell'ultimo periodo, ragazzi. Sia nella partita con il Parma, sia nella partita contro il Modena. Veramente opachi, opachi, opachi. È giusto che l'allenatore si sta incavolando. Intanto stiamo a 80 punti, raga. Ah, io questa qua ma vado a simulare, raga. L'allenatore sta incacchiato perché sta incacchiato. Però lo facciamo incacchiare un pelino di più, dai. Almeno velocizziamo un attimino
tutte le cose. Siamo 77, ragazzi. Andiamo di simulazione veloce. Vediamo un po' se riusciamo a segnare Kerira e Maiello. Noi non abbiamo fatto praticamente niente, quindi l'allenatore sarà più che incavolato. E infatti, più 174 punti abilità li prendiamo a prescindere. Fortunatamente non è troppo incavolato. No, oddio, se ne va Antenucci, regà. È grande d'età, regà. È grande d'età zia Antenucci. 20.000 euro gli dobbiamo dare, ma gliene diamo pure 50. E i nostri punti individualista. Andiamo a vedere, ragazzi, come... quanti anni ha Antenucci? Il nostro Antenucci, signori, ha 38 anni. Stavo per dire 72. Mamma mia, 38 anni, fa bene a ritirarsi. Guarda che barba lunga, che c'ha mortacci tua. L'allenatore lo vedo abbastanza convinto, ragazzi. Quindi, sinceramente, se non c'è la sessione da fare, io mi vado a simulare pure quest'altra, signori. E ci simuliamo tutto quest'oggi. Quest'oggi vogliamo proprio. Intanto qua segniamo. Botta anche segna, mi fa piacere. La prossima ce l'andiamo a giocare. Intanto qua abbiamo fatto un obiettivo, quindi va bene, ragazzi. Perfetto, ci siamo andati a fare una sessione differente. Abbiamo 3 punti abilità disponibili, quindi andiamo nella sezione il mio calciatore. Andiamo nella crescita, vediamo un po'. Allora, stiamo potenziando tiro e fisico. Io direi di avanzare un attimino questa volta con la velocità e il dribbling, ragazzi, o forse il passaggio. Il posizionamento in attacco, signori, è importante. E a sto punto ce lo andiamo a dare per i passaggi, raga. Un passaggio effetto ci sta sempre. Ce lo iniziamo a potenziare un attimino. Come siamo messi? Più individualisti che mai, ovviamente. Mio Dio, dai, un po' di generosità per ogni tanto ci vuole. Andiamo nelle attività, vediamo se possiamo dare i soldi ad Antenucci. No, tra 6 giorni glieli possiamo dare. Contro l'Ascoli, che ovviamente andrò a simulare pure questa, signori. Almeno ci velocizziamo un attimino. Almeno ci velocizziamo un attimino e ci facciamo delle partite un po' più importanti. Perché tanto in classifica, ragazzi, siamo 86 punti contro i 68 del Genova. Cioè, praticamente nostra, raga, è praticamente nostra. Oh, possiamo fare il regalo ad Antenucci, boys, e glielo facciamo proprio nello Shandleman. Siamo, ma in minchia, 20.000 euro di regalo, zio, però sono un po' tantini, eh. Nello Shandleman. Andiamo a vincere ancora. Pareggio. Attenzione. Gol annullato del mister. Gol annullato del mister, se non mi sbaglio. Sì. Comunque abbiamo segnato, regà. Molto buono. Vediamo se abbiamo completato anche l'obiettivo. Ragazzi, abbiamo completato anche l'obiettivo. Cioè, a sto punto, regà, io mi vado a simulare pure questo. E dopo ci andiamo a giocare contro il Genova, che secondo me sarà una grande partita. L'allenamento non lo possiamo fare, quindi questa ce l'andiamo rigorosamente a simulare. La dovremmo vincere contro il Cosenza, eh? Non vorrei dire altro pareggio, signori. A sto giro credo che non abbiamo fatto gol. Non ho visto, come un deficiente. Infatti non abbiamo fatto gol, signori, e non abbiamo fatto nemmeno l'obiettivo. Va bene, ma l'importante è che l'allenatore rimane limpio e pulito. Questa mi gusta. L'allenamento non lo possiamo fare. Siamo primi. Questa ce l'andiamo a giocare, perché sicuramente sarà una bella partita. Almeno ci facciamo anche un po' di obiettivi. Siamo arrivati ad aprile 2023, ragazzi. Continuiamo e giochiamo al fianco di Derrick Dira. Siamo un 78. Magari dopo questo match con gli obiettivi riusciamo ad arrivare a 79, raga. Possiamo chiedere anche un ingaggio superiore. Obiettivi della partita: 8 e mezzo. Segna almeno un gol da fuori area. Non perdere, vince o pareggia. Ma questo già si sapeva, perché stiamo giocando con la seconda in classifica. Gevona subito con Ekuban, che ci prova. Meno male Frattaglia è sempre posizionato bene. Proviamo subito il gol da fuori area, boys. Abbiamo campo libero. Potrei fare anche l'assist. Prova la botta da fuori. Mamma mia, raga. Madonna. Madonna, 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 madonna. Per poco. Calcio d'angolo per il Genova, ragazzi. Intanto noi valutazione 5.9. Dovrei fare prima qualche gol o qualche assist e portarmi la valutazione un po' più in alto e poi provare i tiri da fuori, perché sennò altrimenti, raga, non facciamo nessuno degli obiettivi predisposti dal mister e non sarebbe giusto. Tanto qua il Genova, meno male Frattali, non l'ho capito manco io quello che ha fatto, ma l'ha fatto, quindi va bene. Qui ho stoppato una merda, raga, dobbiamo fare gol, basta. Ci pensa il Genova a fare gol, signori. Dobbiamo fare gol e basta. Ci pensa il Genova subito con Eureka. Eurekan, Euro, come si chiama lui? Eruban. Eruba Esteri, Eruba. Ora il Genova in attacco. Eruban vola a terra. Meno male.
Bravo Eco, di prepotenza. Buttala dentro, di prepotenza, vacci di testa. Sei alto 1,20 m, zio Chisi, che botta, regà. È alto 1,10 m, botta. Mio Dio. Vabbò, è rimasta la palla lì, regà. Dai. Ma per favore, sti rimpalli fortunati, ma dai. Ah no, l'ha passata proprio quello. Allora, difesa nostra da schifo. Mamma mia. Armu in aria. 3-0 per il Genova, signori. Ci stanno massacrando. Vai Eco! Non ci credo, regà. Come cacchio ha fatto a pararla, regà. Bacci di testa. Mannaggia, ci dice che siamo a rischio sostituzione, regà. Deve rischiare sua suocera. Cioè, regà, dai. Come le fa a parare ste botte incredibili. Bravo Eco. Vai Florusciño. Bravissimo. 3-1, sarà impossibile da recuperare, regà, però cerchiamo di prendere la valutazione più buona possibile. Non ci credo, ma ha fatto uscire, regà, dopo che gli ho fatto l'assist mi ha fatto uscire. Ma dai, 3-1, è finita 3-1. Peccato, regà, ci ha fatto uscire, ma il Genova ci ha devastato letteralmente, raga. Cioè, ci ha proprio di coccio, ci ha fatto capire proprio che ci stiamo cullando troppo, signori. Lei è seconda, vuole il titolo. Non credo che a punti ce la farà. Intanto nuovo livello 21. Abbiamo sbloccato sia una nuova specialità e soprattutto 4 punti abilità. Andiamo nelle attività. Boys, scarsi risultati per l'allenatore. A sto punto qua, raga, dai, mi prendo generoso perché mi serve. Ma quanto lo vorrei mandare a qual paese. Giuro, me ne vado. La prossima stagione me ne vado. Aumentiamo un po' la finalizzazione, boys, e direi di iniziare a aumentare un attimino l'accelerazione, raga. Potenziamoci un po' l'accelerazione, cioè abbiamo ancora un punto abilità a disposizione, direi di buttarlo. Lo buttiamo sulla reattività, dai, ci sta, nel fisico, va bene. Allora, ce l'abbiamo contro il Frosinone, io direi questa qua, ragazzi, di andarcela a giocare. Stiamo al 30 aprile. Siamo al 30 aprile esattamente, sì. Quante partite mancano ancora? Va bene, e ci abbiamo... Oddio, questa è l'ultima di campionato, regà. Mamma mia, ragazzi. Allora andiamoci a giocare quest'ultima di campionato contro il Frosinone. Dopodiché, regà, sono un balordo incredibile, ma ve lo dico già da adesso. No, sto scherzando. Andiamoci a giocare questa partita contro il Frosinone. Boh, Antenucci al nostro fianco. Sarà un piacere giocare l'ultima della tua vita. Dai, questa è l'ultima della stagione, dobbiamo fare bene. Ci dobbiamo far ricordare bene dalla Serie B, perché dopo passeremo in Serie A, ragazzi, con il Bari. Vai Ricci, dammela. Bravissimo Ricci, mi capita al volo. Eco, non ci credo, raga, perché non ha tirato prima? Vai Eco. Segna la prima della chiusura. Bravo Eco. Finisci la stagione al top. Se riusciamo, ragazzi, vorrei far segnare Antenucci. Se riesco, mi farebbe un sacco piacere, visto che è l'ultima della sua carriera. Intanto Eco qua gira proprio il mondo. Gira e rigira, fa un tiro da fuori pazzesco. Tira le capate all'aria, porco due. Speriamo di riuscire a far segnare zio Ante. Attenzione, mamma mia, frattale. Pure lui stagione da grandissimo. Vai Antenucci. Ti prego, devi fare gol, zio. Oggi devi fare gol per forza, frate. Abbiamo fatto una stagione indimenticabile insieme. Ti ho regalato pure 20.000 euro, zio. Devi fare gol per forza. Correco. Vuole vedere Antenucci che spizza. Antenucci non si muove più. Mi sa che è arrivato a 38 anni. Gli è arrivata tipo una mezza sciatica, regà. Non lo so. Non si muove più, non si inserisce più. Mamma mia, gli dobbiamo far gol a zio Ante. Anche se siamo a rischiare, è 1-0. Però sto cercando in tutti i modi di farlo fare gol. Ti prego, vai, non pensare a nessuno, zio. Non pensare, pensa sempre. Pensa sempre. Noè. Quanto lo sapevo, regà. Perché io devo far gol a Antenucci? Perché? Vai Eco.
Vai Eco. Incrocia solo tu come sai fare, non ci credo. Fanculo, mannaggia a me quando dovevo far fare gli assist a quel mongolo di Antenucci, porco due. Fatto bene che ti sei ritirato, mannaggia a te, mannaggia. Abbiamo finito la stagione, ragazzi, con un 7.4 e un pareggio. Zero obiettivi completati. Ovviamente l'allenatore, infatti, è incazzato più di qualsiasi altra roba. Andiamoci a fare, credo, l'ultima simulazione, ragazzi, per questa season. Vediamo nelle attività che cosa ci dice. Leggi il libro di una leggenda. Lo andiamo a leggere senza problemi. Avanziamo, boys. Finiamo questa stagione da 79, ragazzi. Ma non ci credo, regà. Potevo partecipare alla conferenza stampa, ma è scaduto. Ma dai. Vabbò, pausa estiva. Vai in vacanza. Fai una vacanza diversa dal solito. Vai in vacanza con gli amici. Vai in vacanza con i compagni. Ma no, ma vado con i miei amici in vacanza. Ma chi si è in chiappetta? Cioè, se mi fanno offerta una squadra di Serie A, vi abbandono, fratelli. Vi abbandono. E comunque, regà, siamo riusciti a portare il Bari in Serie A. E c'è da dirlo, regà, senza il mister Eco nazionale, questo Bari in Serie A non ci arrivava manco a pagare. Dobbiamo essere sinceri, regà, abbiamo fatto delle cioè, giocatore dell'anno, regà. Giocatore dell'anno, ragazzi, ci rendete cioè ci rendiamo conto di quanto sono stato importante io per questa squadra, nonostante l'allenatore mi abbia pisciato totalmente a merda tutte le volte. Non mi aspettavo di finire la prima stagione in 9 episodi. C'è da dire che nell'ultimo, in questo episodio, abbiamo simulato e non poco, raga. C'è da dire questo. Intanto abbiamo 47.000 bomboloni e ci siamo, ragazzi. Step one, wake up, really go. Signori, risultati stagione 2022-2023. Primi in Serie B, ottavi per la Coppa Italia Frecciarossa e Coppa Internazionale Europea fase a gironi. Ma non credo che l'abbiamo fatta, perché non mi pare che l'abbiamo giocata, perché siamo in Serie B. Regà, in una stagione siamo passati da 68 a 79. Siamo cresciuti un botto. Polliciate in una maniera devastante questo video, perché non mi aspettavo manco io oggi di finire la stagione. Prossimo episodio, ragazzi, nuova stagione in Serie A col Bari e attendiamo offerte da squadre più devastanti per crescere sempre di più. Poi può essere anche che nessuna di queste squadre ci piace e decidiamo di rimanere al Bari per conquistare la Serie A, ma sarà difficilissimo a meno che l'allenatore non faccia degli acquisti veramente fenomenali. Signori, grazie mille a tutti per aver seguito questa prima stagione, sempre, non vi siete persi manco un episodio. Mi raccomando con il like, mi raccomando con l'iscrizione. Io vi mando un abbraccio enorme e ciao ciao da Mister Eco.